Non si placa lo stato di agitazione del personale infermieristico del Servizio di Salute Mentale di Messina. La UIL FPL ha infatti attivato le procedure di conciliazione preventiva alla proclamazione dello sciopero del personale in servizio al Dipartimento di Salute Mentale Messina Nord. A nulla sono valse fino ad oggi le note trasmesse dal sindacato al direttore generale dell'ASP, scrivono in una nota inviata al prefetto Pippo Calapai, Giovanna Bicchiere e Daniele Spignolo, rispettivamente segretario generale, responsabile sanità e rappresentante RSU della UIL FPL. Ad oggi, nonostante l'attuale dotazione organica preveda 48 collaboratori professionali sanitari e infermieri, prosegue la nota, in servizio ve ne sono soltanto 39 e inoltre entro i prossimi 3 mesi altri 4 infermieri andranno in quiescenza. Tale personale compie sforzi sovrumani per continuare a garantire con grossissime difficoltà e responsabilità un'adeguata continuità assistenziale presso il Dipartimento, presso il Servizio ambulatoriale di Villa Franca Tirrena, il Centro di Salute Mentale di Messina Nord, il Centro diurno Camelot e il Centro diurno Templari, la CTA con 20 posti letto, le due star di Villa Bianca e Villa Verde con 6 posti letto cada uno e l'SPDC con 15 posti letto. Ecco perché, prosegue il sindacato, chiediamo che vengano applicati interventi urgenti.